lunga 4,17 metri, larga 1,77 e alta 1,59, la nuova Toyota Yaris Cross cresce con misura rispetto a Yaris e sfoggia un design aggressivo. Una linea caratterizzata da tagli netti e da vuoti e pieni sapientemente dosati per dare vita a una personalità sicuramente forte. Toyota continua a far valere la sua competenza e la sua leadership nell'uso della tecnologia full hybrid, che è ormai giunta ad essere a livello mondiale l'unico tipo di motorizzazione utilizzato dalla casa della doppia ellisse. Anche Yaris Cross, quindi, è proposta esclusivamente in versione ibrida ed è equipaggiata del powertrain full hybrid, basato sul sistema da 1,5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 cavalli, che ha debuttato sulla nuova Yaris. L'eccezionale efficienza del sistema garantisce emissioni di CO2 a partire da meno di 100 grammi per chilometro, che fanno di Yaris Cross un ideale SUV da città. Toyota Yaris Cross è declinata in 6 versioni di allestimento, capaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, anche le aziende, che, come spiega il fleet manager che ha testato la vettura, possono trovare nella Cross una ideale company car per un uso prevalentemente urbano, ma sempre pronta anche ai lunghi viaggi. Fra le versioni c'è anche la Business, caratterizzata da una dotazione studiata per le aziende. Toyota Yaris Cross, dice Marco Staci, responsabile immobiliare, logistica e servizi generali, Consultant Fleet e Mobility Management di BBC Solutions, ha il cambio CVT molto migliorato rispetto alle precedenti versioni, merito anche del nuovo motore più potente. Stabilità e frenata si sono dimostrate adeguate, con interventi di ESP e ABS non invasivi. Nel complesso ha dimostrato un buon comportamento generale, che agevola l'utilizzo anche ai guidatori meno esperti. Il sistema ibrido si è dimostrato particolarmente efficiente e il sistema di bordo a fine test riportava una percorrenza media di 23,5 km per litro su un percorso al 50% in città e al 50% extraurbano autostradale.